Riconversione. Per molte aziende, a livello nazionale e locale, oltre che un'esigenza, una necessità per superare il difficile momento di impasse economico nel quale l'emergenza coronavirus ci ha catapultati, per alcuni è anche diventato un dovere morale. La voglia di non tirarsi indietro quando migliaia e migliaia di persone stanno lottando negli ospedali contro questo nemico invisibile dalla fine di gennaio. È il caso della Noctis S.p.A. di Pergola, 120 dipendenti, azienda leader nella produzione di letti tessili con clienti sparsi in mezzo mondo, che ha deciso di mettere a disposizione la sua tecnologia al servizio dell'emergenza, allestendo una nuova linea produttiva dedicata ai dispositivi di protezione individuali, mascherine di tipo chirurgico e camici igienico-sanitari. Abbiamo avuto l'idea di non chiudere completamente l'azienda, come logicamente è stato richiesto dai decreti ministeriali, ma di lasciare una parte di azienda aperta e funzionante, dedicando questa, diciamo, parte alla produzione di mascherine e camici igienico-sanitari. Questo è quello che abbiamo fatto in un momento nel quale si legge ce n'è una grandissima necessità. Abbiamo pensato che anche la tecnologia di Noctis, la tecnologia della nostra azienda, potesse essere messa a disposizione di questa situazione. Vorrei chiarire che in questo momento noi stiamo producendo mascherine e camici igienico-sanitari. Significa che sono prodotti ancora realizzati con materiali certificati, quindi prodotti che di per sé hanno tutti i requisiti tecnici necessari, che però ancora non hanno un certificato vero e proprio di loro conto. Questo perché ottenere la certificazione è un processo molto complesso. In questo momento, anzi, diciamo che come imprenditore ci sentiremo di fare un appello e del chiedere di snellire questi procedimenti, perché è veramente è una situazione nella quale la ritengo anche difficile, perché capisco tutte le difficoltà del caso, però insomma è lì il collo di bottiglia nel quale si va un po' a sbattere. I nostri prodotti hanno già iniziato il loro iter, sono già presso gli enti certificatori, quindi ci auguriamo che a giorni questo possa ritornarci indietro. Questo perché è una discriminante molto importante, perché permette poi di offrire questi articoli anche agli istituti sanitari o insomma ad altri utilizzi. Uno sforzo non solo produttivo ma anche operativo per chi lavora in azienda. Lavorare in questi giorni è molto complesso, sia per problematiche tecniche, no? Di distanza, di dispositivi da adottare, sia anche per motivi psicologici, perché comunque le persone non è che hanno voglia di arrischiarsi in situazioni che non conoscono. Noi appena è successa, diciamo, il fatto, appena abbiamo cominciato a capire la portata di quello che stava accadendo, in Noctis già dal 3 marzo abbiamo adottato dei protocolli importanti interni, anche diciamo più stringenti rispetto a quanto era richiesto dal Ministero. Abbiamo cominciato a lavorare con la mascherina obbligatoria tutti quanti, distanza di sicurezza, abbiamo chiuso gli spazi comuni come i luoghi ricreativi dove vai a prendere un caffè, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo addirittura messo un presidio al cancello d'ingresso proprio per dotare tutte le persone che entrassero di mascherine e guanti e per poter comunque far lavorare soprattutto le persone in tranquillità. Questo è stato un po' propedeutico alla volontà delle persone di venire in azienda, perché logicamente lavorare in un ambiente sano uno ci viene con più tranquillità. Mi sento di ringraziare tutte le persone che collaborano con noi, a cominciare dal manager che si chiama Enrico Donati, che sta gestendo questa linea di produzione, a tutte le maestranze o persone coinvolte, perché senza di loro poi logicamente le cose non sono possibili, quindi il ringraziamento va a loro.